Buonasera a tutti e benvenuti al 12° appuntamento della Human Library, la biblioteca vivente. Allora, è un progetto nato in Danimarca, dove avevano previsto, anziché prendere in prestito un libro, prendevano in prestito una persona che raccontava una storia. Noi, grazie al progetto PNRR Borghi, abbiamo fatto nostro il progetto danese, quindi anziché prendere in prestito un libro, prendiamo in prestito un isolano, un capraiese, che ci racconta appunto solitamente la sua infanzia. E stasera siamo qui con l'ingegnere Roberto Moresco. Benvenuto, grazie di essere qui. Dunque, l'ingegnere fa parte, se non sbaglio, di una famiglia storica di Capraia che appunto affonda proprio le radici qui sull'isola. Ha vissuto in varie parti per il suo lavoro, però la sua storia, la sua vita lo riconduceva sempre a Capraia, come anche ora. Quando è venuto la prima volta sull'isola? Beh, devo rivangare un po' i ricordi d'infanzia che alla mia età tornano nella mente più che le cose recenti. E giustamente, come ha detto, famiglia capraiese da parte di madre, e la famiglia viveva a Genova, dove c'era mia nonna, e mio padre e mia madre. Mio padre e mia madre si erano sposati nel 37, nel 39 vengono a Capraia, perché era abitudine delle famiglie che ormai erano emigrate in continente di ritornare d'estate qua. Quindi mia madre in modo particolare aveva tutta una serie di amici e amiche con cui aveva durante l'estate passato la sua giovinezza, e ci sono molte fotografie ancora in giro, qualche volta addirittura su Facebook, messe da Renato Dragoni oppure da Pasta. Scoppia la guerra, si interrompono le comunicazioni e quindi siamo stati sfollati in Piemonte. Nel 1946 si ritorna a Genova, e specialmente mia nonna aveva voglia di ritornare a Capraia, dove aveva la sua casa, dove era nata e dove era cresciuta. Mio padre, nel viaggio che aveva fatto nel 1939, nelle vacanze che aveva passato qua, si era innamorato subito dell'isola. Lui era terragno perché era nato in un paese dell'entroterra genovese, però Capraia l'ha colpito subito. Quindi le spinte di mia nonna per tornare a Capraia vennero raccolte. Mio padre, mio nonno, il marito di mia nonna era deceduto anche lui nel 39, e mio padre faceva un po' da capofamiglia. E la famiglia a quel tempo era mio padre e mia madre, tre figli, io il più grande di 8 anni, mia sorella di 6 e mio fratello Mario di 2 anni. Aggregati c'era logicamente mia nonna e la sorella di mia madre. Parliamo del 48, luglio 48. L'unico mezzo per arrivare a Livorno era un treno accelerato che partiva a mezzanotte da Genova, ed era previsto, perché a quei tempi non c'era orario, era previsto di arrivare a Livorno intorno alle 4 o alle 5 di mattina. Altra cosa prevista era che ci fosse la nave, perché era da poche settimane era stato ristabilito un servizio regolare una volta alla settimana con una nave che si chiamava l'Imbara, un vecchio trabiccolo che era stato usato in tempo di guerra, ma si era salvato e venne acquistato dalla ditta Kosulec, che era la navigazione toscana, per ripristinare il servizio per Capraia.
arriviamo al porto, la nave doveva partire, se non ricordo male, alle 9, e mio padre va alla biglietteria e dicono: la nave oggi non parte perché deve fare disinfezione, perché questa nave era stata usata viaggi in Africa, marinai e tutto, quindi era ancora in uno stato, quindi non si parte. In una Livorno quasi completamente distrutta, perlomeno tra il molo Medicio e la stazione era macerie, mio padre riuscì a trovare un alberghetto, non mi ricordo come si chiamava, e perché gli avevano detto che la nave sarebbe partita il giorno dopo. Però non convinto, verso le 10:30 torna al porto e la nave era sparita. Chiede dov'è la nave. La nave è partita perché c'è stato un grosso incidente a Capraia. Il famoso incidente in cui morirono 8 capraiesi e altri rimasero feriti quando saltò in aria il palazzo a 3 piani, palazzo cosiddetto Palazzo Mondello. Quindi tornammo a Genova e la settimana dopo arrivammo qua, quando ancora c'erano delle bare nella chiesina del porto. Beh, questo è il racconto dell'arrivo. In realtà volevo parlare un minuto del paese, come era il paese. Quindi scusi se la interrompo, questo è il suo primo viaggio? Il primo viaggio, il mio arrivo a Capraia. Allora, mi permetto di farle una domanda. Qual è stata la sua impressione da bambino, che era un bambino, 8 anni ha detto, la cosa che si ricorda? Beh, quello che mi ricordo era le case, mezzo paese era distrutto, in rovina. La nostra casa, a casa di mia nonna meglio, aveva 2 case, che sono scendendo via Vittorio Emanuele. C'è una prima casa bianca lunga e poi c'è una casa rosa. Mia nonna possedeva quelle 2 case. Quelle 2 case si erano salvate a sufficienza. La casa, adesso attualmente rosa, era abitabile alla capraiese. In cucina c'erano i fornelli a carbonella, non c'era luce elettrica, non c'era gas, logicamente, e l'acqua non arrivava. L'acqua, mi ricordo ancora, si andava a prendere, c'è una sorgente in piazza, dove adesso c'è quel parcheggio dal lato della chiesa, sì. Lì c'è una sorgente, c'era una pompa, c'era un muretto, una di quelle pompe a mano che si faceva così. Si arrivava, ci si metteva in fila, si depositavano i fiaschi e i bottiglioni lungo la murella e poi a turno si andava lì e si caricava. Si riempiva. Quindi bisogna lavarsi l'acqua che serviva per cucinare più che altro. Infatti qualcuno l'altro ieri parlava con me, con Folco Giusti, dice: come vi lavavate? Niente, ci si lavava in mare, andavamo in mare, ci si buttava in mare, si usciva, ci si asciugava e poi si dormiva col salino addosso, questo era normale. Qualche anno dopo, lei era stata la signora Nilde Dragoni, arrivò con una saponetta, e la saponetta che ci si poteva lavare in mare e che faceva la schiuma. Quindi alla grotta, perché dalle 10 della mattina fino all'1 ci si trovava tutti alla grotta, grandi e bambini. E lì c'è stato per una settimana a consumare questo sapone che era arrivato, ci siamo lavati in mare. L'acqua nelle case, qualcheduno aveva la fortuna, anche noi l'avevamo, di una cisterna. La maggior parte delle case, vecchie case capraesi, avevano la cisterna, perché il problema dell'acqua è sempre esistito. E poi più negli anni, passando gli anni, fu ripristinato l'acquedotto, ma sempre qualche ora al giorno, non è che ci fosse l'acqua corrente, quindi fare docce in continuo o bagni così
non esisteva. No. Questo, si arriva, per arrivare a una situazione normale verso la fine degli anni 50, normale, abbastanza normale. Quello che mi era impressionante erano tutte queste case distrutte, che non si sono distrutte a causa della guerra, erano case che sono state abbandonate tra la metà dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, quando i capraiesi sono emigrati. Sono partiti da qua, la stragrande maggioranza è andata a finire in Argentina, molti nell'America del Nord, altri in Canada, qualcuno in Brasile, però pochi sono ritornati per rivedere le loro case e i loro parenti. Lasciavano qua i vecchi e molte delle case sono andate in rovina. Dicevo, scendendo dalla piazza lungo via Vittorio Emanuele, e superato il lastrico sulla destra, venendo in giù sulla destra, c'erano sane, apparentemente sane, le due case di mia nonna. Tutto il resto delle case degli Isaia erano tutte distrutte. E mi ricordo che andavamo a giocare noi bambini, a giocare con le pietrine tirando contro i muri dentro i ruderi. Quando poi i genitori ci vedevano, pericolo, erano pericolose. Ma poi girando per il paese, poche case erano sane, il palazzone era sano, perché ormai gli abitanti di Capraia erano ridotti al lumicino. Il porto era in situazione migliore, a parte il palazzo che era crollato per lo scoppio della mina, ma qua in paese era un disastro. E poco alla volta sono cominciati ad arrivare i primi turisti. I primi turisti che mi ricordo, questo è un ricordo familiare, fu una coppia di due giovani professori. Il professor Tarlini, lui insegnava greco, e la moglie che insegnava matematica, se non ricordo male. E si misero a parlare con mia nonna, cercavano casa. E una delle poche case era una delle due case di mia nonna. E incominciarono a fargli la corte. E questo deve essere stato nel 49. Tanto che convinsero mia nonna disse, ma come, c'era ancora, si parlava ancora del residuo, era il post-guerra. Mia nonna disse, vabbè, cosa teniamo a fare? La vendiamo con quei soldi che prendiamo. Finiamo di aggiustare la nostra casa. Quindi di due case ne rimase una ed così è la storia. Però furono i primi turisti che si fermarono a Capraia e decisero di comprarsi una casa. Quindi questa è una cosa che le è rimasta impressa. Il resto del paese, la vita del paese lentamente d'estate, perché di Capraiesi erano rimaste pochissime persone, tutti anziani. Mi ricordo la coppia dei Cuneo, che stavano dove adesso c'è la Residenza La Vela, che era il palazzo dei Cuneo, e poche altre famiglie, la nonna di Gianna del Sol, poche altre persone anziane, che tra l'altro ripresero le abitudini e la sera si radunavano queste donnine sul terrazzino di casa nostra e lì parlavano ricordando i tempi antichi, quando loro erano cresciute così, e stavano lì al fresco perché c'è sempre stata quella palma che c'è ancora oggi. Mi scusi, noi se la interrompo, parlavano capraiese? Tra di loro le vecchine parlavano capraiese, sono di persone che parlavano capraiese, ormai un capraiese imbastardito, perché capraiese certo. Vero si era già perso nell'Ottocento. Questo capraiese imbastardito, i nomi sono citati qua nel libro della Lolli, e una di queste che ancora parlava mia nonna, ma quando la Lolli
incomincio le interviste, mia nonna era già deceduta. Invece c'è la sorella di mia madre, Evelina Cogno, che lei ha vissuto più a lungo con mia nonna. Mia nonna parlava italiano, a Genova in casa si parlava italiano, ma se arrivava qua cominciava a parlare il suo dialetto con queste amiche anziane. Mia zia, che era più giovane di mia madre, si era abituata a sentire questo capraiese, quindi anche lei ha testimoniato parte del dialetto capraiese che c'è in questi libri. E altre poche persone, e in effetti le persone che sono citate qua nel libro della Lolli che lei ha intervistato, sono le poche che mi ricordo ogni tanto, si erano tra di loro parlavano in capraiese, però era un capraiese imbastardito perché era tutta gente che da anni viveva in continente, quindi normalmente non parlava capraiese e lo riprendeva. Aveva e non portato. È facile ricordarsi un dialetto quando per tanti anni non si parla. Avevano portato le loro influenze dialettali. Esatto, alcuni venivano da Genova e quindi era più un capraiese più uniforme, altri avevano viaggiato, erano naviganti e quindi il capraiese si era imbastardito insieme a tanti altri dialetti italiani. Questa è un po' la storia, cioè Capraia dal 48 al 60 non è stata facile, però la vecchia compagnia, per esempio gli amici di mia madre, si sono ritrovati perché tutti nel giro di uno o due anni sono ritornati qua a Capraia con marito e con dei figli, e quindi era passato il periodo triste della guerra, si erano salvati e per esempio erano ancora giovani, tutta gente intorno tra i 30 e i 40 anni. Mi ricordo che nelle serate si organizzavano dei balli, li facevano molti a casa di mia nonna e si divertivano, non avevano molte cose, non c'era whisky, non c'erano bibite speciali. Una volta mi ricordo che c'era a Capraia ancora qualcuno che faceva il vino e regalò una bottiglia di vino che non era speciale e allora per fare una bevuta qualcuno ebbe l'idea, ci aggiunse dello zucchero e lo mescolò e subito alla prima bevuta qualcuno disse: ma questo vino è zucchero. Era gente giovane che aveva superato il periodo triste della guerra, però qui a Capraia ritrovava energie e cercava di ricostruire un po' la vita che avevano vissuto tra gli anni. Era tutta gente che era nata tra il 35, no, prima, scusa, dico, degli anni dal 17 al 22. Ok. E quindi avevano il periodo della guerra, era stato triste per tutti, però si stavano ricostruendo una vita e qua hanno trovato il posto dove riprendere energie e dimenticare quello che era stato il brutto periodo della guerra. E questi sono un po' i ricordi che ho ancora in mente, ogni tanto mi vedo, passo in qualche strada, dico: ah, ma questo qui non c'era più niente, perché in effetti erano dei vuoti, tetti crollati, facciate crollate. E quindi che anni bisogna aspettare per la ristrutturazione? Bisogna aspettare, per l'isola ha incominciato a riprendersi
intorno agli anni 60, all'inizio degli anni 60. Col boom economico. Gli anni 50 erano ancora anni difficilissimi per i rifornimenti, un po' per tutto. Cioè era una vita, uno veniva in vacanze o villeggiatura, come si diceva a quei tempi, però non era una vita facile. La gente, quelli che venivano non erano turisti, ma era gente che aveva delle radici qua e quindi erano portati a ritornare qua perché qua c'erano le radici, se no non sarebbero venute probabilmente. No, infatti, perché anche il viaggio, questo Limbara qua, ci metteva normalmente 5 ore da Livorno, però bastava un pochettino di ribeccio, siccome c'erano ancora i campi di mine che non avevano sminato tutta l'area attorno, c'erano dei percorsi determinati che erano stati sminati. In caso di ribeccio la rotta era, puntavano, facevano Gorgona, perché faceva la scala Gorgona, poi puntavano su Capocorso per parecchie miglia e poi deviavano, prendevano un altro canale di mare che era stato liberato dalle mine per arrivare qua. Un viaggio con l'ibeccio, ne ho fatti un 2 o 3 in quel periodo lì, tra il 48 e il 60, ci si metteva dalle 7 alle 9 ore, tanto per, ballando, perché poi era una nave, non mi ricordo, 6 o 700 tonnellate, quindi poi costruita nei tempi, quindi non aveva lettoni, niente, si ballava, non c'era il salone interno, c'era un piccolo saletta dove normalmente ci stavano le persone anziane e poi c'erano quei banchi che erano anche, servivano anche per il salvataggio esterni, dove in caso di ribeccio si stava fuori e i marinai venivano a legarci in modo che da non finire in mare. Questo era il modo tipico di arrivare a Capraia per diversi anni. Poi sono arrivate le piccole corvette, che erano due corvette canadesi, che sono state ristrutturate e quelle ballavano molto, ma perlomeno avevano un saloncino dove si poteva stare all'interno ed erano più comodi. Più comodi, più confortevoli in un certo senso. E più sicure anche, perché avevano battuto i mari in tempo di guerra, perché erano residui di guerra, però erano sufficientemente sicure. E fare il viaggio qua era abbastanza complicato. E c'è un capraiese, un isolano che ricorda con affetto? Un personaggio che è stato importante per l'isola? C'ho 2 o 3 personaggi a cui sono rimasto molto attaccato, anche se eravamo diversi e c'erano anche delle diversità. Uno è stato Neno, non so, sì. Molti di voi, qualche uno lo ricordo. Ed era stato uno dei personaggi, secondo me era di una dirittura particolare, che era difficile trovare a Capraia, e abbiamo avuto un'amicizia, abbiamo fatto diverse cose assieme. Un altro è Carlo Vito, logicamente con Carlo siamo molto affiatati, anche se mentre Neno ha soggiornato di più a Capraia, quindi lo vedevo molto più spesso, con Carlo ho cominciato a rivederlo. Con Carlo siamo stati assieme e abbiamo fatto i chierichetti. C'era un sacerdote sardo, Don Ricco, e proprio l'anno 48 io e lui siamo stati chierichetti assieme. Intanto glielo ricordo a lui, lui fa finta di non ricordarselo. Ce l'ha raccontato. E
altre cose non saprei. E in riferimento alla colonia penale? Ma la colonia penale era un qualche cosa di distaccato. I capraiesi tradizionalmente non legavano troppo con la colonia penale. La colonia penale in quel periodo però fu importante perché avevano ripreso, perché durante la guerra molti detenuti sono stati portati via dall'isola, molti in Corsica, trasferiti, poi hanno incominciato a ritornare e svolgevano i servizi più importanti, a partire da costruire la cassa da morto se qualcuno moriva, al trasporto dal porto al paese. Quello che mi ricordo, la colonia aveva un grosso gippone e a guidarlo c'era un detenuto, si chiamava Bianco, uno alto, grosso così, che a fianco aveva la guardia che non sapeva guidare il gippone e noi quando arrivava la barca, perché si scendeva dalla nave con la barca e si arrivava al molo e poi ci portava su e faceva anche il servizio merci. Però la cosa importante era che forniva prodotti agricoli, il latte, il burro, i formaggi, e però bisognava recarsi in direzione, che era lì dove c'è adesso c'è il chiostro, si faceva la domandina al direttore e poi lui decideva mezzo litro alla famiglia Moresco, tre quarti, e si scendeva giù a prenderla a quel botteghino che c'è lì dopo dall'altro arco. E quindi hanno svolto anche i prodotti agricoli, pomodori, un po' di insalata, siccome era difficile ricevere merci da Livorno, supplivano ai bisogni di quelli che erano nell'isola. Però non c'era un grande contatto. Una cosa tipica, che questa parte dall'Ottocento quando si è stabilita qua la colonia penale, le ragazze caprese, perché gli uomini navigavano, le ragazze rimanevano qua e se erano nubili erano alla ricerca di un marito, e quelle più belle o più appetibili normalmente finivano a sposare il ragioniere della colonia, però non era un agente, il medico della colonia, il mia nonna, il brigadiere dei carabinieri, il brigadiere di finanza, cioè non legavano molto con la struttura militare degli agenti di custodia. Questo c'è sempre stata, è venuto dopo qualche matrimonio negli anni 60-70, ma fino al 50-60 gli agenti di custodia li tenevano, erano diversi. Okay. Diversi perché intanto venivano da regioni, molti erano del sud, quindi con abitudini diverse, e quindi non c'era un legame tra la popolazione degli agenti e delle loro famiglie e quelli che si consideravano capraiesi. Perché capraiesi erano anche orgogliosi di definirsi capraiesi, perché erano tutti discendenti delle famose famiglie che in effetti sono quelli che hanno costruito questo paese. Questo paese è stato costruito dalle antiche famiglie che si sono formate dopo la venuta di Dragut. E quelli invece è un caso diverso, perché le donne dopo Dragut c'era un eccesso, c'era una grande maggioranza di donne, perché molti uomini erano stati trucidati da Dragut durante l'assalto al forte,
e queste donne si sono accoppiate con i militari che Genova aveva mandato per presidiare l'isola. E da lì discendono essenzialmente la maggioranza delle famiglie. Nel mio albero, ma albero anche di molte delle famiglie, ad esempio c'era un Danove, il primo Danove arrivato a Capraia, che divenne una grossa famiglia di capraiese, era il tamburino da Nove, si scriveva, poi nell'Ottocento l'hanno unito e è venuto da Nove, ma era il tamburino della guarnigione. Un altro, Raffaellino del Solaro, che sono nomi citati nel mio libro di Pirati e Corsari, quello era un soldato, un semplice soldato, però quando, durante uno sbarco di corsari qua nell'isola, lui riuscì a catturare un moro, un corsaro moro, probabilmente il colore della pelle, non so se fosse effettivamente moro. E allora fu promosso e divenne guardia della porta del forte. E poi queste famiglie si sono allargate, e come ho scritto nel libro di storia di Capraia, questi militari si sono poi radicati qua nell'isola. Probabilmente questi militari venivano dalla maggior parte dalla Lunigiana, paesini poveri, forse più poveri di Capraia. Quindi forse l'aria di mare e tutto, si sono insediati qua a Capraia, hanno messo su famiglia e poi sono diventati molto prolifici, perché la popolazione da 250 abitanti è salita prima a 500, 800, fino ad arrivare a fine del 700, erano circa 1300. Caspita. E hanno messo su, hanno incominciato a scoprire il mare, prima con la pesca e poi col trasporto, e divennero trasportatori e commercianti. Cioè acquistavano in proprio la merce, la trasportavano normalmente in Corsica e lì la rivendevano, lavorando in proprio. Prima trasportavano per conto terzi e poi si sono messi a fare trasporto e commercio. E quindi si sono... attività che... stranamente nell'Ottocento molti di quelli che sono emigrati in Corsica, perché la più grossa emigrazione dall'isola è stata ai tempi di Capraia francese, è stata in Corsica, hanno continuato a fare i commercianti, però con scarsi risultati. Ma anche quelli che sono andati in Argentina, molti di loro divennero navigatori lungo i fiumi dell'Argentina, i grossi fiumi dell'Argentina, o anche commercianti. Quindi lo spirito capraiese era diventato, più che di essere pescatori, di essere navigatori e commercianti nello stesso tempo. Oh my God.